A Teramo prenderanno il via a partire da questa sera gli eventi collaterali in vista della tradizionale sfilata in programma domenica 9 luglio delle squadre provenienti da tutto il mondo che stanno arrivando in città per l'edizione numero 50 della Coppa Interamnia. Il torneo giovanile mondiale di pallamano che torna dopo 3 anni di stop a causa della pandemia e avrà una durata più lunga rispetto al passato, proprio per celebrare al meglio il cinquantennale. In questa settimana iniziale da oggi, 4 luglio, ci sarà spazio per i primi eventi culturali, musicali e sociali, mentre da domenica 9 sarà protagonista la parte sportiva e si svolgeranno anche le ultime iniziative collaterali. Ricco il programma degli eventi nei 12 giorni della Coppa, questa sera alle 21.30 in Piazza Martiri ci sarà il concerto del cantautore Diodato, vincitore di Sanremo 2020. Sì, ci sono tanti eventi, c'è Brachetti, insomma ci sono tanti musicisti che piacciono molto ai giovani. Quindi la Coppa è più viva che mai, si presenta appunto viva, più ricca, e con tante cose belle, con tante novità, con degli imprevisti che sono inevitabili purtroppo, ma è una Coppa gestita con molto amore, con molta passione, e non è una manifestazione ufficiale, però è diciamo, supportata concretamente da tanti enti quest'anno e da tante persone che negli anni ci hanno sempre aiutato a tenere in piedi questa bella iniziativa. Perché hanno capito l'importanza del nostro progetto, del nostro messaggio e hanno aderito. Vabbè, gli enti locali conoscono bene la Coppa, ma hanno capito che questo era il momento del rilancio, quindi necessitava un aiuto concreto e forte, quello che ci hanno già assicurato. Sempre in serata ci sarà su Corso San Giorgio anche l'inaugurazione di One Flag, il progetto di installazioni urbane con l'obiettivo di creare un'iniziativa che testimoni attraverso l'arte il processo di creazione di un'idea comune, sotto il quale riconoscersi e superare i confini e le barriere culturali. Le opere ambientali non saranno l'unica attrattiva del progetto, che infatti prevede la performance di Giovanni Gaggia.